Allora ragazzi, vedete? Io sono partito da laggiù, da Sesti Levante, sono venuto tutto su dal Carmelo e sono venuto su con la bicicletta elettrica nuova. E praticamente adesso vi faccio vedere, ecco, che sale. Siamo in una salita ripida, molto più sotto è ancora più ripida e adesso sto salendo su con l'XP MD9. Praticamente venendo su a 8, che potevo venire tranquillamente su a 4, si è ciucciata soltanto un 20%. Però io praticamente sto salendo su di qua, vedete? Questa volevo farvela, questa prova qua, per farvi vedere che anche in salita va, non si ciuccia praticamente zero di batteria. Questa è tutta salita da Sesti Levante a venire qua, è tutta salita. Sto salendo qua, non c'è proprio nessun tipo di problema. Posso dirvi tranquillamente che questa bicicletta qua è veramente un portento. Vedete? Guardate che spettacolo. Io sono venuto su da giù. Fino a qua sono circa 3 km tutti di salita. Qua vedete, c'è un tornante. Tac. Poi si va su di qua. Volevo arrivare in un posto dove potevo farvi vedere un po' di spettacolo del panorama che si vede qua su da San Bernardo. Adesso passa una moto. Ecco, in quella curva lì mi fermo. Ecco qua. Ecco qua. Questa è tutta Sesti Levante. Io sono venuto su da lì. Come potete ben sentire dalla mia voce, non sono assolutamente affaticato. Io sono salito tutto su. Ed ecco qua la bicicletta. Questa era la prova guidata, che l'altra volta non ve l'ho fatta. E salivo praticamente sulle prime fasi della salita, l'ho fatta a 8 per provare così, ma vedevo tranquillamente che saliva su anche a 3, quindi mi sono un po' pappato di batteria facendo appunto l'8 per fare lo spavaldo, ma direi che il test l'ha superato alla perfezione. Con questo, ragazzi, chiudo il video e al prossimo video. Comunque, assolutamente consigliata questa bicicletta qua, ne vale assolutamente la pena. Vale tutti i soldi che costa.